Chi c'è dietro Linux Mint e come si finanzia? Il popolarissimo sistema operativo alternativo Windows e macOS è gratuito per gli utenti, non ne traccia le attività e quindi non trae guadagno da questo. E non ci sono grandi aziende alle spalle come per i sistemi redetto per Ubuntu. E allora come fa a distribuire da 20 anni un sistema operativo completo, funzionale e stabile? Vediamo di capire da dove arrivano i fondi. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Mi chiedono talvolta dove stia il trucco. Se Linux Mint è un sistema operativo gratuito e non rivende i dati di utilizzo degli utenti ad investitori pubblicitari. Lo fanno più spesso gli utenti Windows stizziti quando critico il sistema Microsoft che, oltre al fatto che si paga, impone di accettare condizioni di utilizzo che implicano la lettura di mail e documenti personali e numerose altre forme di tracciamento di dati personali. E questo allo scopo di trarne ulteriore vantaggio economico con la rivendita a terzi. Mi dicono, come spesso io faccio a proposito del software freeware o delle app per dispositivi mobili, che se un prodotto è gratuito, il prodotto sei tu. Ma questa regola, fatte salve rare eccezioni, non si applica al software libero e open source. In quest'ultimo caso il software è progettato da chi vuole utilizzarlo in prima persona e poi lo rende disponibile anche ad altri. Non si tratta di programmi sviluppati da aziende che contano di trarre profitto dal fatto che altri lo usino, o che attratti da versioni demo, di prova o gratuite, poi acquistino una licenza di quella completa. La mia risposta è infatti che Linux Mint non traccia in alcun modo le attività dei propri utenti e nemmeno il numero di installazioni del sistema operativo attive in tutto il mondo, ma che vive di sponsor, donazioni e accordi con alcuni motori di ricerca rispettosi della privacy. Vediamo però di snocciolare le forme di entrata di Linux Mint. Conviene anzitutto farsi un'idea di che tipo di team parliamo a proposito dello sviluppo del progetto. Ci viene in soccorso la pagina Team nel sito ufficiale di Linux Mint che mostra i leader, tra cui il fondatore Clem, il mitico XenoPeak che modera il forum internazionale contribuendovi in modo impressionante e il non meglio identificato Oscar799. Di lì in poi la verifica dei contributori effettivi del progetto è facilmente individuabile tramite i link all'archivio dei sorgenti del progetto su GitHub. Ad oggi ne fanno parte 10 persone oltre a Clem. Ovviamente il contributo di volontari utenti della community è fondamentale per garantire un apporto strategico nella gestione dei forum, dei siti web, del design e della loro amministrazione e manutenzione. E poi, per addentrarci sulle forme di finanziamento del progetto, chiunque frequenti il blog ufficiale di Linux Mint sa che il fondatore, Clément Lefebvre, è solito postare un nuovo articolo all'inizio di ogni mese. In modo trasparente racconta su cosa si stia lavorando e quali siano le novità che gli utenti si possono aspettare con i successivi aggiornamenti. In modo altrettanto trasparente, ogni articolo termina con il riepilogo delle aziende che attualmente sponsorizzano il progetto e con quello dettagliato delle cifre raccolte in donazioni nel mese precedente. Partiamo dalle donazioni. Anche dalla home page del sito ufficiale linuxmint.com, sotto Project e Funding, le donazioni sono messe in prima posizione. Nella pagina Donors, con una trasparenza invidiabile anche da altri progetti open source, abbiamo anche una visione d'insieme delle donazioni mensili raccolte nell'anno corrente e nei due precedenti. Scopriamo quindi che esse sono raramente inferiori a 10.000 dollari mensili e che nei mesi di dicembre e gennaio superano rispettivamente 25.000 e 20.000. Parliamo quindi di poco meno di 150.000 dollari all'anno raccolti esclusivamente grazie alla generosità degli affezionati utenti. Il team ci racconta l'ambizione del progetto a finanziarsi esclusivamente tramite donazioni, sponsorizzazioni e forme di pubblicità senza l'obbligo di imbarcarsi in iniziative commerciali, così da potersi concentrare mese dopo mese soltanto nel rendere Linux Mint un sistema operativo migliore.
Alcuni dati aggregati nella pagina mostrano che l'Italia si piazza nella top 10 dei paesi da cui provengono le maggiori donazioni. Io credo che dovremmo sforzarci tutti insieme per scalare la classifica superando il 2% attuale. Perciò ti invito vivamente ad interrompere immediatamente la visione del video. Tornare poco sopra nella pagina delle donazioni e scegliere una delle tante modalità per contribuire al progetto, specialmente se sei un felice ed assiduo utente di Linux Mint. Basta davvero qualunque cifra. Non sto scherzando, io aspetto qui. Ma torniamo nella sezione Project del menu del sito di Linux Mint e visitiamo la pagina Sponsors. Al momento ne troviamo 2 Gold, 3 Silver e 9 Bronze. Seguono poi, li ho contati, 132 community sponsors. In cima alla medesima pagina, seguendo il link per scoprire come sponsorizzare Linux Mint, scopriamo che gli sponsor Gold donano 1000 dollari al mese, quelli Silver 500 dollari, quelli Bronze 100 e quelli Community 20. Facendo due conti, si tratta di oltre 17.500 dollari mensili provenienti da sponsorizzazioni. Supponendo che essi restino inalterati nel corso dei 12 mesi, abbiamo oltre 200.000 dollari annui di sponsorizzazioni che si aggiungono ai circa 150.000 di donazioni. E gli sponsor sono prevalentemente provider di connettività e servizi internet e cloud. EUC Host, con sede in Inghilterra. IPv6 RS con sede negli Stati Uniti. Tra gli sponsor Silver ci sono il recente acquisto Datadog, con cui Mint ha recentemente stretto un accordo per il monitoraggio delle visite nei siti web ufficiali. Poi Sucuri del gruppo americano GoDaddy e infine ThinkPenguin, nota a molti linuxiani per il suo shop di computer e periferiche compatibili con Linux. Se sei utente di Linux Mint da anni, ricorderai che in passato Firefox veniva rilasciato con alcune personalizzazioni, tra cui una pagina iniziale che puntava a linuxmint.com/start ed una serie di motori di ricerca che includevano Yahoo, DuckDuckGo e Startpage. È sempre stata la pagina sui motori di ricerca di Linux Mint a spiegarci il perché delle scelte. Perché si tratta di motori di ricerca con cui il team ha accordi per ricevere fondi in cambio del traffico generato su di essi dagli utenti di Linux Mint. Ciò è possibile perché i motori stessi mostrano pubblicità. Ed il team è molto chiaro nell'indicare che DuckDuckGo e Startpage sono rispettosi della tua privacy. A gennaio 2022, Lefebvre, annunciando un nuovo accordo con Mozilla, spiegava che Firefox sarebbe stato di lì in avanti rilasciato senza più le personalizzazioni apportate dal team di Linux Mint, ma nella forma voluta dal team Mozilla, e quindi con i motori di ricerca con cui il team stesso di Firefox ha stretto accordi. Questo purtroppo significa che Linux Mint non può più impedire a Mozilla di rendere Google il motore di ricerca predefinito di Firefox per gli utenti di Linux Mint. Un vero peccato avere un motore di ricerca che traccia gli utenti. Per fortuna questo accordo non impedisce all'utente di modificare il motore di ricerca predefinito di Firefox immediatamente e prima di qualunque ricerca. Se non lo hai ancora fatto, affrettati. Se non DuckDuckGo, perché ti trovi bene con Google, usa Startpage, che si basa sui risultati di Google, ma fornendoli agli utenti in modo mediato e anonimo, eliminando le forme di tracciamento e non conservando i dati delle tue ricerche, e quindi senza le importanti implicazioni sulla privacy del motore più famoso al mondo che vive e prolifera da anni alle tue spalle in cambio di quella che credi essere gratuità. Anche su Startpage riceverai pubblicità se non le disattivi, ma non saranno basate sulla tua profilazione, cioè su tutto ciò che hai fatto e fai quando navighi, e questo per me ha un valore inestimabile. Ma non so se tu attribuisci un qualche valore ad un minimo di riservatezza su ciò che fai online. In ogni caso, non è dato conoscere il contributo di questi accordi sulle finanze del progetto.
La sezione Funding, raggiungibile dalla homepage del sito ufficiale sotto Project, ci rivela anche la presenza di uno store. Ci troviamo un paio di mini PC ormai superati e alcuni capi di abbigliamento che definirei anch'essi superati perché utilizzano il vecchio logo usato fino al 2019. Oltre a questi, abbiamo un accesso privilegiato al servizio Shells, che permette l'utilizzo in cloud, in forma grafica via browser, di Linux Mint e altri sistemi operativi. Infine, la pagina contiene link che rimandano allo sponsor Think Penguin e alle soluzioni hardware compatibili con Linux, il cui acquisto permette di devolvere al progetto Mint il 10% del valore dei beni acquistati. Anche per queste iniziative non sappiamo quanto contribuiscano al sostentamento del progetto. Non siamo ancora contenti di quello che abbiamo scoperto sugli affari di Linux Mint. Quindi cerchiamo Linux Mint nel database finanziario di Crunchbase. Come tante aziende del settore, Linux Mint ha sede in Irlanda, dove l'IVA è al 4%. Clément Lefebvre vive infatti nei pressi di una cittadina di 3.000 abitanti nel cuore dell'isola. Da Crunchbase scopriamo un ultimo paio di dettagli, ovvero che si tratta di una microcompagnia il cui numero di dipendenti è inferiore a 50 e che il sito web ha un numero di pagine visitate nell'ordine dei 4 milioni al mese con una crescita mensile di circa il 15%. Non sono ancora soddisfatto e accedo al portale del CRO, il Company Registration Office irlandese, corrispettivo della Camera di Commercio italiana, e mi procuro una visura e altri documenti. Ho verificato attentamente le condizioni di utilizzo e riutilizzo delle informazioni e certamente non fornirei comunque dati personali e sensibili sui soggetti coinvolti. Posso confermare che la società è limited, cioè una SRL, che essa gode di buona salute, non è esposta finanziariamente ed è perfettamente adempiente anche a livello di obblighi societari. Gli amministratori sono due, il fondatore del progetto ed un suo familiare. Il dato più interessante è il raffronto tra gli ultimi due bilanci di esercizio. Esso mostra per il 2023 spese, ma anche profitti, più che triplicati rispetto all'anno precedente e che nessun dividendo è stato di recente distribuito. Questi dati coincidono indicativamente con i numeri che abbiamo ricavato dalle informazioni che Lefebvre pubblica con diligenza, trasparenza e grande rispetto. Insomma, Linux Mint non dipende da nessuno e gode di ottima salute. Abbiamo fatto un po' di verifiche sulle modalità tramite cui il progetto Linux Mint si finanzia. Esso non dipende da grandi aziende e non lucra sulle informazioni personali dei propri utenti, malgrado la gratuità del sistema operativo. Merce rara al giorno d'oggi, anche nell'ambito dell'open source. Sponsorizzazioni di fornitori di servizi internet e produttori hardware di ogni parte del mondo e proventi ottenuti dai motori di ricerca in cambio del traffico generato contribuiscono alla vitalità del progetto. Ma si conferma un dato, cioè quello che le donazioni spontanee degli affezionati utenti sono fondamentali. Ed è per questo che, se anche tu come me sei tra di essi, ti invito nuovamente a contribuire in base alle tue possibilità per garantirci un sistema operativo sempre più raffinato, stabile ed affidabile, lontano da occhi indiscreti che ti spiano mentre lo usi. E per l'ennesima volta, quindi, grazie infinite, Clem, e lunga vita a Linux Mint. Supportami se puoi con un mi piace, l'iscrizione al mio canale o la condivisione con altri dei miei contenuti. Se ti interessa, puoi inoltre verificare i testi su Linux Mint che ho già pubblicato e quelli che sto ultimando. Grazie comunque per la visione del video e alla prossima.